dire, il, come al solito, il pubblico caloroso accoglie le ragazze della IOMI Salerno. Le ragazze della IOMI Salerno immediatamente all'attacco con Baiciova e poi ancora Ilaria Dalla Costa. In attacco la IOMI in questa prima fase del gioco, maglietta verde, pantaloncini blu per le padrone di casa, invece maglietta rossa, pantaloncini neri per le ospiti, la ripartenza delle ospiti e subito il contatto con l'arbitro che fa e che blocca l'azione in questo momento. C'è una sostituzione del pallone da parte di uno dei direttori di gara che lo consegna proprio in questo momento alle ospiti. Casalgrande Padana ripartirà da questa azione con la numero 33 Lusetti Gaia, ad ancora l'attacco per Furlanetto Ilenia che è una delle ex di questa giornata, l'attacco prolungato da parte di Casalgrande Padana e la difesa da parte della IOMI Salerno non riesce. Però ancora con il numero 10 Furlanetto e l'azione che viene numero 24 di questa gara di campionato. Uno il parziale, 0-1 il parziale, riparte adesso la IOMI, la in porta il numero 23 Daniela Pereira, il nuovo acquisto di questa stagione, ma seguiamo l'azione della IOMI che tenta e riesce ad andare in gol con Ramona Manojlovic, riporta in parità la situazione quando sono trascorsi 2 minuti e mezzo dall'inizio della gara, parità 1-1, prima in rete le ospiti Casalgrande Padana, poi la risposta invece da parte delle padrone di casa che questo ovviamente anche contare sull'apporto e sull'appoggio che non manca mai da parte del pubblico di Salerno. Intanto riprova a far male Casalgrande Padana, l'azione che viene bloccata e l'ammonizione, il cartellino giallo per la IOMI, il tiro dai 7 metri, Furlanetto contro Pereira, la grande risposta da parte di Daniela Pereira, l'esperto estremo difensore che è arrivato quest'estate alla corte di Salerno, che riesce a bloccare e quindi tiene la situazione sul pari ed ancora ci prova e riparte la IOMI, il capitano che serve Ilaria Dalla Costa, la trattenuta e i 2 minuti, la sospensione temporanea per il numero 24, per il numero 24 Marquez. La IOMI che riparte, che quindi sfrutta, la deve sfruttare la superiorità numerica, quasi delle ospiti, ripartenza che però viene fermata dagli arbitri e quindi ancora una pausa in questa prima parte del match.
ricordato. Ancora l'azione prolungata da parte delle ospiti, che però fanno fatica a trovare gli spazi giusti per far male. C'è adesso il numero 8, Franco, che prova imbucata ma non le riesce. Schierata la difesa della IOMI Salerno, bloccata Furlanetto, ed ora la rete dalla distanza da parte dell'ex di questa giornata, di una delle ex di questa giornata. Seguiamo ancora l'azione, c'è la IOMI adesso a tenere il pallone, ci prova Ilaria Dalla Costa, che purtroppo manca di poco la porta con la conclusione che finisce fuori, esterna di poco, e quindi seguiamo la ripartenza da parte delle ragazze di Casal Grande. Ancora Luisetti, Marchez che è rientrata e quindi si è ristabilita, e ci prova ancora Luisetti per Marchez dalla distanza all'incrocio sulla traversa, quindi manca la rete. Marchez non riesce nella conclusione, e però ancora una interruzione, il contatto e i due minuti, la sospensione per Siriel Lauretti Matos. Ripartirà tra pochissimi secondi l'azione, il risultato è sulla parità 1-1 quando sono trascorsi 6 minuti e 40, e ci prova, riesce ancora la conclusione a Marchez, 24, che ha avuto un avvio di gara sicuramente importante. C'è stata ovviamente l'esclusione già e la sospensione per 2 minuti per quanto riguarda il terzino destro avversario, ma un avvio di gara sicuramente importante. Ed ora la IOMI, Ilaria Dalla Costa, che non riesce però a trovare gli spazi giusti, anche perché trova ovviamente il fisico dell'avversaria, non riesce a trovare lo spazio. Ed ora riparte ancora, c'è Bajcova, il numero 14 della IOMI, il capitano Pina Napoletano che serve Ilaria Dalla Costa, ancora Vladimira Bajcova che prova la conclusione, parata però dall'estremo difensore di Casalgrande. In porta per le ospiti c'è la Bonaccini Valentina. IOMI con Bajcova per Ilaria Dalla Costa, Pina Napoletano dai 9 metri prova il tiro dell'area Dalla Costa, che però finisce alto sulla traversa. Nulla da fare per la IOMI Salerno, che resta sotto di una rete, 1-2 il risultato qui alla palestra Caporale Palumbo. Ed ancora Manojlovic, poco precisa la presa di Ilaria Dalla Costa, che poi si trova anche bloccata dall'avversaria. Pina Napoletano che colpisce con un tiro insidiosissimo, riportando la situazione in parità 2-2. Il risultato alla palestra Caporale Palumbo, con l'azione che ora prosegue e che viene gestita dalla IOMI, il possesso palla e delle padrone di casa, il tiro da parte del nuovo arrivato Vladimira Bajcova. Adesso la IOMI deve gestire questa fase di gioco e anche provare
diciamo, a stare tranquilla, cioè ci sono ritmi molto elevati in questa prima fase di gioco, quando sono trascorsi poco più di 9 minuti e mezzo dall'inizio del match. Ricordiamo tra l'altro che qui a Salerno fa molto molto caldo, le temperature sono molto elevate, quindi questo comporta anche un dispendio di energia ancora maggiore per le atlete in campo. In questo momento poco precisa la presa da parte delle avversarie, da parte di Luisetti, ma gestisce ancora a casa il grande Marquez, che prova e serve bene la compagna che però non riesce a colpire la Iomi, perché c'è l'ottima Daniela Pereira che tiene il risultato in parità. Rossomando in campo, Daniela Pereira che fa ripartire l'azione, Bajcova ed ora Ramona Manojlovic continua il possesso da parte della Iomi, Pina Napoletano, ed ora di nuovo Ramona Manojlovic che serve anche la nuova arrivata, Rosio Squizzato, che prova l'imbucata, non trova lo spazio, si trova invece di fronte le avversarie. Riparte l'azione con la Iomi. Ci prova la Bajcova, però non riesce a trovare gli spazi. C'è la ripartenza di Casalgrande Furlanetto, la numero 10, e poi ancora Luisetti, 33, l'arbitro che fa continuare, che fa proseguire l'azione. La palla arriva direttamente a Ramona Manojlovic, abbattuta però, quindi il gioco si ferma perché la numero 15 della Iomi, il terzino destro Ramona Manojlovic, in questo momento con le squadre che si dispongono nuovamente in campo, con l'azione che riparte, c'è grande pubblico qui alla Caporale Palumbo, l'azione che riparte con il possesso da parte delle avversarie, Furlanetto servita da Marquez, ancora Marquez per il numero 33 Luisetti. Furlanetto, il possesso palla prolungato da parte di Casalgrande che prova a far male alla Iomi, non ci riesce Marquez perché ancora una volta c'è il fisico di Daniela Pereira, che come dicevamo è arrivata in questa estate a Salerno dopo un'importante esperienza francese durata 12 anni, arrivata adesso in Italia e veste quindi per la prima volta la maglia della Iomi, un esperto portiere in forza alla Iomi Salerno che ci ha messo ovviamente il fisico, ma c'è ancora il possesso di palla da parte di Casalgrande, Furlanetto che prova a servire la compagna, non riesce, il passaggio non è preciso e quindi sfrutta l'occasione la Iomi, non la sfrutta fino in fondo perché c'è la conclusione da parte di un altro nuovo volto per la squadra salernitana, parliamo di Rossio Squizziato che prova la conclusione, non trova però la porta e quindi non arriva il gol del pari per la Iomi. C'è Ilaria Dalla Costa che serve la compagna Lucilla Stettler, il pivot della Iomi che va in gol e porta la situazione in parità, il 3-3 alla palestra Caporale Palumbo di Salerno, quando sono trascorsi poco più di 13 minuti dall'inizio del match, quindi 3 reti per parte.
match con le avversarie che provano adesso a gestire questo pallone. Sempre Marquez che si fa trovare pronta, la Furlanetto, l'ex di questa gara, che però non riesce, non trova gli spazi. L'arbitro dice che l'azione può continuare. Ilaria Dalla Costa che serve, Rossio squizzato, nulla. C'è il tiro dai 7 metri per l'Iomi, Ilaria Dalla Costa. Risultato, il quarto gol alle padrone di... E adesso gli ospiti, le ospiti che provano insomma a gestire il pallone, che gestiscono il pallone in questa fase di gioco. C'è il possesso che dura da parte delle ospiti e ancora Marquez che prova ad inserirsi, non trova lo spazio, serve Furlanetto. C'è poi però il contatto con le avversarie che non lasciano spazi, quindi la ripartenza dell'Iomi. Pereira che serve la Bajcova, la numero 14 dell'Iomi. C'è l'Iomi adesso in possesso palla, ancora non riesce a trattenere la Bajcova, c'è però subito Rosio squizzato e la parata importante, ci mette il piede destro l'estremo difensore del Casalgrande che dice no a Rosio squizzato, che quindi non trova la via del gol, non trova il quinto gol. 4-3 il risultato, 15 minuti e 37 in questo momento. C'è l'Iomi sul pallone, l'area Dalla Costa e ancora Ramona Bajcova, Rosio squizzato e ancora Ilaria Dalla Costa. Ci prova la Bajcova che con una finta riesce benissimo, un'azione molto bella quella dell'Iomi e soprattutto poi il tiro della nuova arrivata in casa Salerno, Ramona Bajcova, anche lei una delle protagoniste della rivoluzione che sul mercato l'Iomi ha operato nel corso dell'estate che è appena trascorsa. 5-3 il parziale qui alla palestra Caporale Palumbo, con le avversarie che però accorciano la distanza, 5-4 in questo momento. È ancora la gestione del pallone con la ripartenza da parte delle padrone di casa. Riparte Rossio squizzato, la numero 9 Ramona Bajcova, Ilaria Dalla Costa. C'è il time out. Time out di questa gara, ne approfittano ovviamente i tecnici per dare indicazioni alle atlete, Laura Avram da una parte per l'Iomi e Marco Agazzani invece per quel che riguarda Casalgrande Padana. 5-4, ritmi anche piuttosto elevati in questa prima fase di gioco, lo dicevamo, c'è anche una temperatura molto alta qui a Salerno, quindi ovviamente le ragazze dovranno gestire anche questo aspetto in questo sabato che segna l'inizio del campionato di Serie 1 femminile, la stagione 2022-2023, in questo sabato 10 settembre. Grande pubblico qui alla palestra Caporale
Palumbo, ricordiamo il risultato 5-4 con il match che è pronto a ripartire tra pochissimi secondi. C'è grande curiosità anche da parte di entrambi i tecnici nel vedere ovviamente le squadre all'opera nella prima giornata di campionato, nel primo impegno, soprattutto per vedere poi come i nuovi innesti provano e riescono ad inserirsi in squadre. È ripartita la gara, il pallone è per l'Iomi, c'è Siriel Lauretti Matos servita da Rossio Squizzato e ancora Ilaria Dalla Costa, passaggi veloci da parte dell'Iomi, ancora ritmi molto alti, però ancora un errore da parte di Ilaria Dalla Costa e ancora la palla che finisce alta sopra la traversa, quindi una conclusione non efficace da parte dell'esperto terzino sinistro dell'Iomi. C'è intanto la parata di Daniela Pereira per l'Iomi, che quindi difende il risultato, e l'Iomi che passa in vantaggio, più 2 il parziale, 6-4 il risultato, in vantaggio dunque le padrone di casa che provano a gestire anche il risultato. Ed ora ci sono invece gli avversari, e Giombetti per Furlanetto, ancora Lusetti il centrale di Casalgrande, poi Franco l'ala destra. Il possesso di palla da parte di Casalgrande, che prova a trovare gli spazi giusti per far male alle padrone di casa, non ci riesce, tenta di trovare il varco. Adesso Franco, Furlanetto, ancora la difesa schierata da parte dell'Iomi che non lascia varchi alle avversarie, il tentativo di Franco e poi di Furlanetto che riesce a servire la compagna di squadra. Furlanetto al tiro trova la via del gol, in questo caso non efficace, Daniela Pereira, e quindi accorciano le distanze le ospiti con il risultato di 6-5, ma intanto c'è già stata la ripartenza da parte della Iomi Salerno. La gestione da parte di Casalgrande, il passaggio per il terzino sinistro ex Iomi, il numero 10 Furlanetto, e ancora Franco per Lusetti, ancora Furlanetto e poi Giombetti. Prova a trovare spazi, non riesce, però Casalgrande, questo è un po' uno dei temi di questa gara. C'è il tentativo al tiro, la parata di Daniela Pereira, c'è però una giocatrice di Casalgrande che a terra il gioco, che viene fermato da parte dei direttori di gara. Si avvicina anche lo staff medico, sembra molto dolorante l'atleta di Casalgrande, che continua a rimanere a terra, vicino a lei le compagne. Si tratta di Franco, il numero 8, lo staff medico che si porta sul campo di gioco, pronto immediatamente ad intervenire in questa situazione. C'è Franco che si tiene la mano sul petto, infatti le viene anche applicato del ghiaccio. Ancora stesa a terra c'è Marianna Orlandi che
sta seguendo ovviamente queste fasi e soprattutto si sta sincerando di quali siano le condizioni della compagna di squadra, quindi uno stop prolungato del match per la botta molto forte che deve appunto aver subito Francesca Franco, 1992, quindi una giocatrice molto esperta per quel che riguarda Casalgrande, che continua a rimanere a terra, quindi il match che continua ad essere fermo. In questo momento prova a rialzarsi ovviamente con tempi piuttosto prolungati, era sdraiata a terra, si mette adesso seduta, ma immaginiamo che verranno impiegati ancora un po' di secondi, qualche minuto prima che l'atleta possa rialzarsi. Lo fa in questo momento la numero 8 Franco, gli applausi da parte del pubblico presente qui alla palestra Caporale Palumbo di Salerno, un gesto sportivo anche da parte dell'avversaria di Rosio Squizziato della Iomi, che va a darle il 5, quindi fuori Francesca Franco e il gioco che è pronto a ripartire. Rivediamo la numero 24 in campo, Naomi Marquez, riparte proprio con il possesso palla da parte delle ospiti. C'è la numero 14 classe 2000 Simona Artoni ed ora di nuovo Marquez, che è stata una delle migliori di questo match, l'ottima conclusione da parte di Ilenia Furlanetto che in elevazione trova la via del gol, ma lo trova anche la Iomi, quindi immediata la risposta da parte delle padrone di casa con Rosio Squizziato, che ha avuto un buon impatto sul match il nuovo arrivato nella Iomi Salerno. A 6 il risultato ed ora ancora Marquez che prepotentemente cerca di farsi strada, di trovare spazi, e c'è il secondo time out di questo match nel corso appunto di questo primo tempo. Ricordiamo il risultato alla palestra Caporale Palumbo, 8-6, sono in vantaggio le atlete della Iomi Salerno, indicazioni per loro da parte del tecnico di Laura Avram, così come pure per Casalgrande Padana, così come per le emiliane che stanno seguendo adesso le indicazioni da parte del loro coach Marco Agazzani. Primo non spavento per Francesca Franco, classe 92, la numero 8, che è rimasta a causa di una botta subita a terra per diversi minuti, lo staff medico in campo, quindi momenti insomma, come dire, concitati qui alla palestra Caporale Palumbo, che però si dimostra ovviamente molto calorosa anche con le ospiti. L'applauso quando l'avversaria si è alzata, ha raggiunto la panchina e quindi quando tutti si sono accertati delle buone condizioni di Francesca Franco. Pronto a ripartire in questo momento il match. Il possesso di palla da parte delle avversarie. Furlanetto per Marquez che come al solito cerca l'imbucata, riesce anche a divincolarsi. Il tiro da parte di Alessia Artoni. E si ripete questa l'indicazione del direttore di gara, quindi di nuovo la Furlanetto che, come dire, si conferma tra le migliori di questa prima parte del match. La ripartenza da parte della Iomi Salerno, 8-7 il risultato, è Elenia Furlanetto che ha accorciato le distanze rispetto alle padrone di casa.
ancora una pausa. A 7 il risultato alla palestra Caporale Palumbo, un match per questa prima fase almeno equilibrato, con botta e risposta da parte delle due squadre impegnate, lo ricordiamo, in questa prima giornata di campionato di Serie 1 di pallamano femminile. Ramona Manojlovic, la seguiamo, dà indicazioni alle compagne. Riparte in questo momento il match. Ramona Manojlovic e poi c'è la Bajcova. Peccato, mancata la conclusione da parte di Giada Chianese per l'Iomi. E quindi adesso seguiamo la ripartenza, il contropiede delle avversarie. Artoni in possesso palla che serve Marchez che prova ancora una volta il tiro che però non riesce, la conclusione che non riesce perché trova l'ostacolo dell'estremo difensore della Iomi Salerno, Sara Di Giugno, la numero 12, che è ritornata con la Iomi dopo un periodo di assenza. Riparte in questo momento, c'è la Iomi, le padrone di casa, possesso palla non precisa, la ricezione da parte di della Bajcova, un errore compensato però da un altro errore, un errore per le padrone di casa, quindi non precisa nel momento della ricezione del pallone. La numero 14 della Iomi, Vladimira Bajcova, poi l'altro errore invece con la palla che si è stampata sul palo e quindi il risultato che resta invariato, 8-7 il parziale. C'è Ilaria Dalla Costa sul pallone, ancora Ilaria Dalla Costa che prova a trovare uno spazio e riesce benissimo, si fa perdonare l'errore precedente, Vladimira Bajcova va in rete, quindi più due rispetto alle avversarie, le ragazze della Iomi Salerno, le ragazze di Laura Avram, 9-7, che stanno gestendo questa fase del gioco ma che devono comunque stare attente alle avversarie che in questo momento comunque stanno dimostrando di tener testa ad una squadra con valori tecnici importanti come appunto la Iomi Salerno. 9-7 il risultato, il gioco che è pronto e riparte appunto con Furlanetto, anche in questo caso un errore, non preciso il passaggio per la compagna e quindi favorisce la Iomi che è subito ripartita e subito tornata in gol, più 3 delle padrone di casa, 10-7 il risultato. Furlanetto che serve la compagna Marchez e poi ancora Lusetti, ancora per Marchez, ancora qualche difficoltà a trovare gli spazi giusti, serve però Simona Artoni e riesce però in questo caso l'azione offensiva da parte di casa il Grande Padano, in questo caso non riesce la Di Giugno, intanto però immediata la risposta da parte della Iomi, di nuovo in rete, quindi restano in vantaggio
le padrone di casa. 11-8 il risultato parziale, più 3 da parte della IOMI Salerno. Furlanetto per la numero 8, la Franco, che prima ha fatto preoccupare un po' tutti qui alla palestra Caporale Palumbo e che ora rivediamo in campo, imprecisa molto. La numero 12, l'estremo difensore della IOMI, Sara Di Giugno, che fa trovare lo spazio giusto, il varco giusto alle avversarie, ma immediatamente le compagne di squadra rispondono. 12-9 il risultato, sempre il più 3 della IOMI Salerno, che quindi continuano a gestire il match in questa fase. E ci prova ancora, provano ad accorciare le distanze con Marquez, Furlanetto, la finta, di nuovo Marquez, che è la più insidiosa e pericolosa, tra le più pericolose della squadra avversaria. Ed infatti riescono ad accorciare le distanze, 12-10 il risultato, con il più 2 sempre che rimane da parte della IOMI, quindi il vantaggio parziale delle padrone di casa. C'è Riamona Manojlovic, poi ancora la Bajcova e l'area dalla costa, passaggi tra le ragazze della IOMI, ancora un'imprecisione, è successo anche prima nella ricezione da parte di Ramona Bajcova, però l'errore anche dalla parte avversaria con Simona Ortoni, classe 2000, che non trova la via del gol, quindi resta invariato il risultato, 12-10 con il gioco che si ferma. C'è di nuovo una delle atlete di Casalgrande a terra, ghiaccio anche per lei, probabilmente un colpo all'orecchio da quello che ci sembra di capire da questa distanza, probabilmente all'orecchio sinistro, perché il ghiaccio viene posto proprio in quella parte ovviamente del viso. Quindi ancora il gioco che resta fermo, con lo staff medico che si è portato sul campo di gioco. 12-10 il risultato. Si è rialzata la numero 14, era la numero 19, Marianna Orlandi, che si rialza e ovviamente lascia il campo di gioco, ancora dolorante perché appunto la vediamo tenersi proprio all'orecchio sinistro. Intanto riparte il gioco, 12-10, si riparte da questo parziale alla palestra Caporale Palumbo. Sono le avversarie a tenere il possesso palla, Furlanetto che prova a trovare lo spazio per andare in gol, trova invece però il fisico delle padrone di casa che impediscono di trovare gli spazi, quelli giusti. C'è però il tentativo da parte di Francesca Franco, la numero 8, la ripartenza ancora del gioco, e Marquez insidiosissima, ancora in elevazione, una delle migliori della sua squadra. 12-11, quindi si rende pericolosa. La numero 24 di Casalgrande Padana, che viene adesso servita da Francesca Franco, ancora Lusetti per Ilenia Furlanetto,
ovviamente ora va in fiducia la squadra avversaria, che ha accorciato le distanze dal più 3 della Iomi al più 1 per le padrone di casa, che ancora una volta hanno tentato la conclusione, non riuscita. Però in questo caso c'è il tiro dai 7 metri, Francesca Franco contro Sara Di Giugno, dai 7 metri il tiro delle avversarie, che riescono a trovare la via del gol e soprattutto il pareggio 12-12. Il risultato proprio quando si conclude il primo tempo. Perfetta parità tra le due squadre e il match sarà quindi pronto a ripartire dal risultato parziale di 12-12.
secondo tempo, Iomi Salerno contro Casalgrande Padana, 12-12 il risultato parziale al termine della prima parte di gioco. Sono rientrate dagli spogliatoi prima le avversarie, dopo un paio di minuti invece le padrone di casa, le ragazze della Iomi Salerno. In campo c'è Pino Napoletano, Ilaria Dalla Costa, Ramona Mainoilovic, il nuovo arrivo Rossio Squizzato, Lucilla Stettler. La carica del tecnico della Iomi, Laura Avram, che prova a spronare le sue, 12-12 il risultato, da cui riparte in questo momento il secondo tempo. C'è la carica del pubblico della Caporale Palumbo, Salerno, qui dagli spalti. La gestione del pallone in questi primi secondi della seconda frazione di gioco e delle ospiti Furlanetto per Marquez, che non trova però lo spazio. Si riparte ancora una volta da Casalgrande Padana, Furlanetto che serve la numero 19 Orlandi. Ed ancora Furlanetto per Marquez, che prova e riesce in elevazione a trovare la porta e quindi a portarsi in vantaggio dopo un minuto dall'inizio della seconda frazione di gioco. 12-13 il risultato con le ospiti che sono in vantaggio. Adesso però c'è la ripartenza da parte della Iomi con Ramona Manojlovic e Pina Napoletano col pallone, che serve Ilaria Dalla Costa. Ancora il capitano della Iomi, Pina Napoletano, che trova la Bajcova, e ancora Ramona Manojlovic e Ilaria Dalla Costa, che va dai 7 metri e che riporta la situazione in parità alla palestra Caporale Palumbo. 13-13 il parziale, la risposta delle padrone di casa è arrivata praticamente dopo pochi secondi. Adesso però devono stare attente alla ripartenza da parte delle avversarie. Il veloce passaggio di Furlanetto per Franco, ancora per Marquez, il capitano, il numero 10 che serve Orlandi, e il contropiede, il gioco che riprende. C'è Daniela Pereira, il numero 23, il portiere della Iomi Salerno, che serve Ramona Manojlovic. La Bajcova ancora per Ilaria Dalla Costa, e ancora la Bajcova che fa circolare il pallone. Il capitano Pina Napoletano che si accentra, così come Ilaria Dalla Costa, che trova il gol e quindi riporta in vantaggio la Iomi, più uno sulle avversarie. Ed ora il possesso di palla da parte di Casalgrande, schierata la difesa di Salerno. Orlandi, numero 19, al centro per Marquez, sempre di fisico, e la rete che arriva da Francesca Franco con il numero 8 sulle spalle. E i 2 minuti per il capitano della Iomi Salerno, Pina Napoletano, che si accomoda in panchina. In campo anche adesso il numero 24, Lauretti
Matos, quindi sei giocatori di movimento per l'Iomi Salerno. La numero 14, Bajciova, che serve proprio la nuova entrata, Siriel Lauretti Matos. Il pallone e il tiro velenosissimo, la conclusione velenosissima di Vladimira Bajciova, 15-14. Il parziale alla Caporale Palumbo, l'Iomi prova a mantenere il vantaggio con le ospiti che però ovviamente non ci stanno, e questo botta e risposta, così come lo abbiamo definito nel primo tempo tra le due squadre. Adesso dai 7 metri va proprio l'ex dell'Iomi, il capitano di Casalgrande, Furlanetto, che però fallisce l'occasione per riportare la situazione in parità, perché trova Daniela Pereira pronta. Ed ora ancora l'Iomi che ci riprova con Ramona, con la Bajciova. Adesso Siriel Lauretti Matos, il numero 24, che serve in maniera anche complicata la compagna. Il tiro del numero 13 dell'Iomi, un altro elemento di grande esperienza, Lucilla Stettler, tra i punti di riferimento della squadra salernitana. E l'area dalla costa che si libera dell'avversario va in rete, più 2 l'Iomi sulle avversarie, 16-14, ma al momento del tiro c'è stato l'impatto, al momento della conclusione di Ilaria Dalla Costa, l'impatto forte con l'avversaria. Alessia Artoni, la numero 18 di Casalgrande, diverse le interruzioni sia nel corso del primo tempo qui alla palestra Caporale Palumbo, anche adesso con l'atleta della compagine ospite che resta ancora stesa sul campo di gioco, con ovviamente i medici che sono arrivati in soccorso, lo staff medico e sanitario che in questo momento la fa rialzare, anche insomma con l'aiuto delle compagne si era avvicinata proprio Ilaria Dalla Costa, che nella circostanza, che è stata appunto la giocatrice dell'Iomi con cui il numero 18 di Casalgrande, Alessia Artoni, si è scontrata nella circostanza della conclusione delle padroni di casa, si rialza. Alessia Artoni con il gioco che quindi ripartirà tra pochissimi secondi. Ricordiamo il risultato, 16-14, il più 2 della Iomi Salerno che schiera insomma la sua difesa sulla ripartenza da parte di Casalgrande. Il palleggio delle avversarie, ancora Marquez, Furlanetto, punto di riferimento delle sue, servita a terra una delle giocatrici dell'Iomi, ancora interrotto il gioco, questo ovviamente condiziona parecchio l'andamento della gara, lo abbiamo già detto in precedenza. A terra Lucilla Stettler, che però si alza immediatamente senza difficoltà, ma intanto ancora un'interruzione in questa seconda frazione di gioco. Il gioco pronto a ripartire in questo momento con le avversarie che gestiscono questa azione, cioè Lusetti per Furlanetto, ancora per Marquez, Furlanetto che si accentra allo scambio con Franco e l'incursione di Marquez che poteva essere pericolosa, cioè però la mano di Daniela Pereira, il portiere della
Yomi Salerno che dice di no all'avversaria. Riparte l'azione, gli scambi continui e veloci da parte di Casalgrande con Furlanetto che prova a trovare uno spazio, non ci riesce, fa fatica anche Marquez che scambia con Franco, molto precisa però su questo tiro e le riesce l'incursione, ma c'è immediatamente la risposta da parte del padrone di casa. 17 a 15 il più 2 della Yomi Salerno. Ancora la gestione da parte di Casalgrande con Furlanetto che cerca lo spazio, trova invece la compagna Lusetti, ancora Marquez per Furlanetto che preferisce il passaggio e poi il tiro, ma ancora una volta trova il corpo di Daniela Pereira, salva il risultato, il parziale del più 2 della Yomi qui alla palestra Caporale Palumbo. Daniela Pereira che dice no alle avversarie. Ilaria Dalla Costa che gestisce questo pallone, lo indirizza per Vladimira Bajcova, ancora lo scambio per la Bajcova, si accentra Ilaria Dalla Costa, serve lo scambio veloce con la Bajcova, efficace questa azione, l'attacco della Yomi Salerno che porta in gol proprio la Bajcova. 18 a 15 più 3, quindi la Yomi che tenta di allungare le distanze sulle avversarie, il 18 a 15 quando sono trascorsi poco più di 38 minuti dall'inizio di questa gara, l'interruzione con il match che riparte, però in questo momento il possesso è delle ospiti. Furlanetto, il passaggio per Lusetti, la numero 33, Furlanetto gestisce, indirizza l'azione offensiva delle sue compagne di squadre, serve Marquez e ancora la Lusetti che prova ma non riesce a trovare lo spazio giusto per rendersi pericolosa. Riparte ovviamente di nuovo l'azione, il possesso e il tiro basso, trova però i piedi, la doppia parata da parte di Daniela Pereira che riesce a mantenere invariato il risultato alla Caporale Palumbo, 18 a 15 il parziale. Ancora un'interruzione, ancora il match che sarà pronto a ripartire però dal tiro dai 7 metri di Francesca Franco che trova ancora una volta il gol, 18 a 16, quindi le avversarie riescono ad accorciare. Gestisce adesso il pallone la Yomi Salerno, Vladimira Bajcova che serve Ramona Manojlovic ed ancora trova Lucilla Stettler. Una nuova interruzione, sono davvero continue in questa fase del gioco, quindi questo ovviamente ha delle conseguenze anche sulla prestazione delle ragazze, continuamente fermate proprio negli ultimi minuti. Ricordiamo il risultato, il 18 a 16, sono trascorsi 40 minuti dall'inizio della gara, in vantaggio sono le padrone di casa che però devono ovviamente gestire le avversarie, un botta e risposta continuo.
Il primo tempo si era concluso sul risultato in perfetta parità di 12-12, 18-16, in questo momento 19-16 con l'ottima conclusione da parte di Ramona Majnojlovic, ancora uno dei talenti della IOMI Salerno. La risposta e la ripartenza di Casalgrande proprio con Furlanetto, la conclusione che però è alta sulla traversa, nulla da fare per Casalgrande che non accorcia le distanze e quindi riparte l'azione delle padrone di casa, la gestione del pallone. Bajciova, Manojlovic, Ilaria Dalla Costa, ancora Manojlovic e la Bajciova che prova a trovare lo spazio, serve la numero 24 Siriela Lauretti Matos, un'azione ben riuscita quella della IOMI che trova la rete che fa salire a più 4 il vantaggio delle padrone di casa, il 20-16 il risultato parziale. C'è il primo time out di questo secondo tempo con le giocatrici che ascoltano ovviamente le indicazioni da parte dei tecnici, Laura Avram da una parte e Marco Agazzani invece dall'altra. 20-16 il risultato parziale, lo ricordiamo, conoscendo Laura Avram non sarà pienamente soddisfatta della prestazione, si tratta della prima gara di campionato, c'è da gestire le energie per entrambe le squadre, c'è anche da trovare la giusta sinergia, il giusto equilibrio. C'è stata una piccola rivoluzione in casa Salerno con tanti volti nuovi, alcuni immediatamente impegnati in questa prima gara di campionato. La rivoluzione in porta con Pereira, il numero 23, che ha sostituito un volto storico della IOMI come Elisa Ferrari, ma con Daniela Pereira ovviamente anche tante altre che sono arrivate quest'estate e che ovviamente devono integrarsi con il resto del gruppo salernitano. Riparte il match 20-16, riparte in questo momento la gestione da parte delle avversarie. Marquez per Furlanetto, l'azione prolungata, c'è Francesca Franco, Furlanetto che tenta di inserirsi, serve la compagna di squadra, la numero 18, Artoni, Alessia Artoni. C'è la ripartenza di Salerno, Daniela Pereira, Manojlovic, Ilaria Dalla Costa che serve Siriel Lauretti Matos, ancora Ilaria Dalla Costa per Manojlovic ed ancora la Bajciova, la finta e poi ancora Bajciova e l'azione prolungata da parte di Salerno e la bellissima rete da parte di Ramona Manojlovic. Prima l'abbiamo definita un talento per questa squadra, la risposta immediata da parte delle avversarie, il gol di Marquez, una delle migliori delle sue, 21-17 il risultato parziale. Ritmi elevati in questi ultimi minuti con Casalgrande che prova a fare la partita, che non sta allo svantaggio e che quindi tenta di accorciare le distanze sulle padrone di casa che in questo momento sono in attacco con Ramona Bajciova che però trova il fisico di un'avversaria, non serve correttamente Ilaria Dalla Costa, questo favorisce la ripartenza di Casalgrande, favorisce la ripartenza di Furlanetto e soprattutto favorisce la rete avversaria. Il 21-18, il più 3 della IOMI Salerno che in questa fase sta subendo il gioco avversario. Di nuovo la gestione della palla, Ilaria Dalla Costa sul pallone, poi
la Baiciova, che serve però in maniera non precisa, e l'area d'Aracosta non arriva con le due mani sul pallone, quindi ne approfitta Casalgrande, che riparte in velocità con Furlanetto anche in questo caso. Il passaggio non è preciso, non riesce, e ancora il pallone nelle mani delle avversarie. Gestisce Franco per Furlanetto, Marquez di nuovo per Franco, il palleggio di Casalgrande, Marquez per Franco che trova Furlanetto, ed ancora il tentativo di Alessia Artoni. Il tiro da 7 metri per Casalgrande, c'è di nuovo Franco sulla linea dei 7 metri che fa male ancora una volta alla Yomi Salerno, di nuovo in gol, 21-19 il risultato parziale alla Palestra Caporale Palumbo. Ci riprova e prova a mantenere il vantaggio la Yomi Salerno, le padrone di casa, con il passaggio veloce a Siriel Lauretti Matos, Ilaria Dalla Costa per Vladimira Baiciova, il passaggio rapido e il tentativo da parte del numero 6 Giulia Rossomando, che però non riesce e trova invece il corpo di Nadia Bordon, un altro degli ex di questa gara. Anche Nadia Bordon ha avuto un'esperienza con la Yomi Salerno, adesso tra le fila invece di Casalgrande Padana, che adesso gestisce il pallone, l'azione offensiva, e quindi Franco per Marquez, il passaggio rapido e il tentativo, l'incursione di Marquez, ci mette le mani Daniela Pereira, che mantiene il vantaggio parziale della Yomi Salerno. La ripartenza delle padrone di casa, un'ottima Ramona Manojlovic che si conferma in questa seconda frazione di gioco una delle migliori delle sue. Il 22, il gol numero 22-19 invece il risultato, quindi mantiene il vantaggio la Yomi Salerno, che schiera in questo momento la sua difesa anche accompagnata dal pubblico presente qui alla Palestra Caporale Palumbo, pubblico che incita ovviamente la squadra di casa con la difesa schierata, perché il pallone è delle avversarie. Di nuovo Lusetti in campo, la numero 33, Marchezzi per Furlanetto, Ilenia Furlanetto, ed ora il passaggio rapido, Marquez ancora in possesso di palla, non riesce, il passaggio non è preciso, probabilmente troppo alto. Anche in questo caso un'ottima ripartenza della Yomi. Rossio squizzato, la numero 9, un nuovo acquisto per Salerno, che ha fatto bene nel primo tempo e ha punito ancora una volta le avversarie, ha trovato la via del gol. Ha trovato la via del gol Rosio squizzato, la numero 8. Adesso però c'è la gestione da parte di Casalgrande, che anche per come è andato il match fino a questo momento proverà probabilmente fino alla fine, soprattutto in questa fase centrale del secondo tempo, a dire ancora la sua. Cerca di farlo con Furlanetto, fasi di gioco però poco precise da parte di Casalgrande. Adesso il ritmo per la Yomi si è alzato, ancora un gran gol, quello di Giulia Rossomando. Quindi la Yomi che sta vivendo probabilmente la fase migliore di questo secondo tempo,
24-19 il parziale alla Palestra Palumbo. Fase importante del gioco per quanto riguarda la IOMI Salerno, un'azione molto bella quella che prima ha portato al gol Giulia Rossomando, adesso però il pallone delle avversarie, Marquez col passaggio basso e invece trova la rete, la numero 18, Alessia Artoni che beffa anche Daniela Pereira. 24-20, sempre il più 4 delle padrone di casa, ora con il pallone, quindi gestiscono questa fase di gioco con Ilaria Dalla Costa, il rapido passaggio per Ramona Majnolovic, ancora Ilaria Dalla Costa che serve la Baiciova, veloce per Siriel Lauretti Matos, Ilaria Dalla Costa fermata e messa a terra proprio da Marquez. Riparte il gioco con l'IOMI in possesso del pallone, dietro per Ramona Majnolovic, ancora in rete e quindi il più 5 della IOMI Salerno, 25-20, il risultato, un ottimo avvio di campionato per Ramona Majnolovic, un ottimo impatto sul match per lei, che è una di quelle pedine storiche, dei riferimenti insomma per la IOMI Salerno, ma buon impatto anche per alcune delle nuove arrivate. La rete però in questo momento non si fa trovare pronta Daniela Pereira e quindi la rete da parte di Casa al Grande, che prova ad accorciare le distanze. 25-21, sempre il più 4 della IOMI Salerno. Difesa schierata per Casa al Grande, il tentativo della IOMI di trovare l'imbucata. Vediamo e seguiamo Ramona Majnolovic che sceglie di servire Siriel Lauretti Matos, Ilaria Dalla Costa ed ancora Giulia Rossomando, anche per lei un'ottima seconda frazione di gioco, ancora in gol la numero 6 della IOMI Salerno. Difesa schierata per le salernitane ed ora Casa al Grande deve gestire ovviamente il contraccolpo. C'è Furlanetto sul pallone che serve Gaia Lusetti. Ancora il pubblico di casa che si fa sentire, incita, perché si rende conto che questo è il momento forse più importante della gara, il vantaggio anche più importante che la IOMI Salerno ha avuto sulle avversarie dall'inizio di questo match, il più 5, rapidissima in questo caso la Baiciova che serve l'area dalla costa, alla mano però Nadia Bordon dice di no ad Ilaria Dalla Costa. C'è però immediatamente la ripartenza della IOMI Salerno con Ramona Majnolovic, ancora Giulia Rossomando e la rete di Rocío Squizzato. Più 6. Sale il ritmo del match, sale anche la qualità insomma della prestazione da parte della IOMI, che si è fatta più pericolosa in questo secondo tempo con azioni offensive anche pregevoli. C'è la gestione del pallone per Casa al Grande con Marquez, ancora Franco il numero 8 per Marquez, Orlandi ed ancora Franco, il passaggio non preciso, Marquez che però recupera palla e Orlandi che non trova la porta, la trova invece in rapida successione Giulia Rossomando e quindi si distacca ancora la IOMI, il 28 a
21 più 7 per le padrone di casa che stanno sicuramente gestendo questa fase del match, stanno ovviamente mettendo anche in mostra le qualità tecniche che sono nell'organico della squadra salernitana che, come dicevamo in precedenza, ha vissuto un'estate caratterizzata anche da una piccola rivoluzione. Adesso ci sono tutti gli elementi che vengono dal campo anche per capire come i nuovi arrivi si stanno e si integreranno con invece i riferimenti storici della squadra napoletana, il capitano Pina della squadra salernitana, il capitano Pina Napoletano, poi ancora Ilaria Dalla Costa, ma come si stanno inserendo molto bene, per esempio Rosio Squizzato, anche lei una dei nuovi arrivi di questa stagione, 28 anni, argentina con origini italiane, una grande solidità difensiva, due stagioni con Pontini e quest'anno invece con l'Ayomi Salerno. Sta per ripartire il match in questo momento. La gestione è delle ospiti, Furlanetto per Orlandi ed ancora Furlanetto, Franco, ancora Orlandi, Furlanetto che prova a servire basso la compagna. Seguiamo l'azione delle ospiti, manca però la conclusione non precisa. E di nuovo Furlanetto con il pallone, la numero 19. Orlandi schierata, la difesa della Ayomi Salerno, Ilaria Dalla Costa, Ramona Manojlovic, c'è Marquez con il pallone e Franco di nuovo in rete. 28 a 22 il risultato, ancora Francesca Franco, classe 92 per le avversarie, per le ospiti in gol. C'è da gestire questa fase di gioco, 54 minuti, la Ayomi prova a gestire questo vantaggio, il più 6, Ilaria Dalla Costa che prova a rendersi pericolosa, non riesce però fino in fondo, la palla che si stampa sul paro e quindi un sospiro di sollievo per Nadia Bordone. Subito la ripartenza avversaria con Furlanetto, Daniela Pereira risponde alla numero 10 di Casalgrande, lo fa con il piede destro, nulla da fare. Invariato il risultato, 28 a 22, Ilaria Dalla Costa, Ramona Manojlovic, Siriel, Lauretti Matos, ancora Ilaria Dalla Costa che serve, Ramona Manojlovic prova, Lucilla Stettler. E ancora una volta dalla linea dei 7 metri c'è Ilaria Dalla Costa contro Nadia Bordon, la conclusione riuscita di Ilaria Dalla Costa, 29 a 22 il risultato, 55 minuti e poco più, adesso il pallone è gestito dalle avversarie. E di nuovo uno stop, ripartirà tra pochissimi secondi il gioco, 29 a 22 nei minuti conclusivi del match, prima giornata di campionato, da Ayomi Salerno contro Casalgrande e a più 7 sulle avversarie, 29 a 22, da qui riprende il gioco, gli ultimi 4 minuti con le avversarie
è l'ingresso del numero 2 Chiara Rondoni. Marquez che cerca l'imbucata, trova però la difesa dei Laiomi, c'è Pina Napoletano che riceve bene ma non trova l'angolazione giusta per far male a Nadia Bordon, una conclusione che finisce fuori, risultato invariato e il tiro potente di Marquez, le mani di Daniela Pereira però a dire no all'avversaria, la ripartenza di Salerno con Siriele Lauretti Matos che gestisce il pallone, il passaggio per Ilaria Dalla Costa, Pina Napoletano ancora Dalla Costa indietro per Manojlovic e di nuovo Siriele Lauretti Matos, Ilaria Dalla Costa le indicazioni, Manojlovic che prova ad indirizzare la manovra offensiva di Salerno, Ilaria Dalla Costa bloccata dall'avversario, riparte il gioco con Ilaria Dalla Costa, Ramona Manojlovic, Giulia Rossomando con un tiro in elevazione, la conclusione vincente di Giulia Rossomando che porta a 30 Laiomi più 8 nei minuti conclusivi di questa prima gara di campionato, del campionato di Serie 1 di pallamano femminile. Ancora Franco Marquez, Chiara Rondoni ancora per Marquez, in campo anche la numero 13 di Casalgrande, Sara Apostol. C'è però la ripartenza velocissima con Siriele Lauretti Matos che prova a liberarsi dell'avversaria e quindi che tenta l'incursione per le padrone di casa. Riparte l'azione, a gestire ancora Salerno, Ramona Manojlovic ancora di nuovo per Siriele Lauretti Matos, Ilaria Dalla Costa a ricevere e poi la rete della numero 3 Carmen Stellato. ...31-22 i minuti conclusivi. Il pallone è delle avversarie, Chiara Rondoni, la classe 2002, ancora Francesca Franco per Marquez, il passaggio sbagliato che favorisce la ripartenza della Iomi e Giulia Rossomando, un'ottima gara per la giocatrice della Iomi Salerno, ancora in gol, un ottimo secondo tempo, un ottimo impatto sul match. Ancora una rete in elevazione per Giulia Rossomando, 32-22, più 10 della Iomi Salerno quando manca praticamente pochissimo allo scadere, quindi la Iomi che ha visto sicuramente le fasi migliori di questa sua prima prestazione nel campionato, nella stagione, proprio nel secondo tempo, ripartenza velocissima. E ancora Carmela Stellato che serve Lucilla Stettler, Lucilla Stettler in gol, 33-22, ultimi secondi di questa prima gara di campionato, il pallone delle avversarie, Francesca Franco per Chiara Rondoni ed ancora il capitano numero 10 Furlanetto che però non trova il gol, prova ma manca invece la rete, Lucilla Stettler che era stata autrice proprio pochi minuti fa di una importante rete. 33-22 il risultato finale con la Iomi che parte bene in questa stagione, prima vittoria in campionato per le Salernitane, 33-22 più 11 delle Salernitane nella prima gara di campionato, buona la prima quindi per le ragazze di Laura Avram. Il saluto adesso con le avversarie ed ora ci saranno ovviamente tutte le indicazioni che questa prima gara di campionato avrà dato alle padrone di casa, così anche come
alle ospiti per la prossima giornata di campionato. Lo ricordiamo, la Yomi Salerno sarà impegnata in trasferta contro Cassano Magnago, mentre invece per quanto riguarda la Casal Grande Padana affronterà in casa l'Ariosto Ferrare. Adesso il saluto al pubblico di Salerno, le ragazze di Laura Avram che vanno a prendersi anche giustamente gli applausi del pubblico della palestra Caporale Palumbo, il 5 con i tanti presenti e spettatori che hanno assistito a questa prima gara di campionato. In testa il capitano Pina Napoletano, che dunque giustamente si prende assieme alle sue compagne gli applausi per la prima vittoria nella prima gara di campionato.